Il sindaco Maria Limardo schiera giunte e consiglieri della sua maggioranza e con a fianco Michele Comito, coordinatore provinciale di Forza Italia, il suo partito, fa l'annuncio che più la inorgoglisce, anzi la emoziona. Il Ministero dell'Interno ha trasmesso attraverso la Prefettura di Vibo Valentia il decreto ministeriale con il quale sono state stabilite le misure straordinarie e necessarie per il risanamento finanziario del Comune di Vibo Valentia. Insomma, Vibo Valentia esce dall'incubo del dissesto finanziario, una battaglia durata 10 anni e che aveva fatto sprofondare la città in una crisi profonda. Il decreto ministeriale, firmato dal sottosegretario degli interni Vandaferro, è stato notificato al sindaco Maria Limardo e all'organo di revisione economica finanziaria del Comune e rappresenta, senza alcun dubbio, il più bel regalo alla città, un regalo che il sindaco può offrire a pochi mesi dalla scadenza naturale del suo mandato. Pone le basi per il risanamento del bilancio comunale con la possibilità di guardare al futuro con rinnovata serenità, un risultato frutto del lavoro attento portato avanti tanto a livello centrale quanto locale, un lavoro complesso con interventi importanti supportati anche dal governo nazionale, che oggi consente di programmare l'attività amministrativa del futuro, potendo contare su concrete basi economiche e finanziarie. Un decreto che arriva giusto in tempo per definirlo un regalo di Natale? Non c'è dubbio, credo che sia veramente il più bel regalo di Natale che questa amministrazione potesse fare alla città e ai cittadini. È un decreto che arriva a suggello di 4 anni di tribolazioni, 4 anni di lavoro, di preoccupazione, di caparbietà, perché a testa bassa abbiamo seguito nel corso di questi anni il percorso di risanamento della città e oggi questo decreto ministeriale mette la parola fine e dice quali sono le misure di risanamento per la città. Oggi ragioniamo di un decreto ministeriale che mette la parola fine ad una condizione di pericolo, ma non era scontato, perché oggi avremmo potuto essere qui a ragionare di altro. Possiamo dire che da questo momento in Italia esiste un modello Vibo? Non c'è dubbio, è proprio per portare il significato di questo modello Vibo da seguire, siamo stati già invitati per il 25 gennaio a Roma nella conferenza nazionale della finanza locale per riferire di questo percorso assolutamente virtuoso. La città di Vibo Valentia non è solo la prima, ma è l'unica fino ad ora ad aver attivato delle misure straordinarie, è l'unica fino ad ora ad aver ottenuto questo decreto ministeriale e proprio per questo siamo stati chiamati a esporre il percorso che abbiamo seguito durante questi 4 anni. I benefici sono senza dubbio in termini di progettazione e di programmazione, soprattutto per i futuri anni. Io voglio ricordare che una recente indagine ha sottolineato che il 63% dei giovani ritengono che nei prossimi 5 anni la qualità della loro vita nella città di Vibo Valentia migliorerà. Non c'è dubbio che migliorerà anche e soprattutto grazie a questo bilancio interamente risanato, perché questo bilancio risanato consentirà di fare programmazione, di fare progettazione, di ridare alla città quella condizione di normalità per la quale ci siamo candidati e che oggi conseguiamo. Credo che oggi si consegua il risultato più importante della coalizione percorso amministrativo di questa città. Oggi è senza dubbio il risultato più importante di questa attività amministrativa di questi 5 anni di mandato.